possa usare per allontanarla da lui. Cosa stai facendo? Ancora in tempo per cambiare idea, scelga la felicità. Con Punta Corsara, presentatevi. Piacere, io sono Cristian Giroso. Giuseppina Cervizzi. Emanuele Valenti. Marina D'Ammacco. Gianni Vastarella. E Valeria Pollice. Eccoli qua. E ci stanno ancora Giuseppe Di Lorenzo che sta montando e Vincenzo Nemolato. Non lo troviamo più. È sparito. Ma innanzitutto da chi ha inventato il nome Punta Corsara? Punta Corsara nasce dal progetto che originariamente ha partorito poi la compagnia, e quindi da Marco Martinelli, dove appunto Corsaro intanto è un omaggio a Pasolini, agli scritti corsari, insomma a tutto il suo pensiero, e anche però, diciamo, in effetti il modo in cui le albe si sono sempre chiamati, no? Uno stabile corsaro, e punta la loro punta al sud, in qualche modo la loro punta al sud è anche la punta della cultura lì in quel posto. Inizialmente era riferita anche all'auditorium, quindi al fatto che, ecco, spieghiamo meglio appunto perché voi nascete a Scampia, in qualche modo la compagnia, un corso di formazione professionale ai mestieri dello spettacolo a Scampia, che si tenne all'auditorium di Scampia, che poi appunto che in quel periodo in effetti ha funzionato come un teatro, e quindi la punta era il teatro dell'auditorium. E voi eravate già tutti presenti allora? Sì. E per esempio chi di voi ha conosciuto il teatro per la prima volta lì? C'è qualcuno di voi? No. O eravate già un po' in qualche modo? Potremmo specificare la domanda. Chi di voi ha conosciuto il teatro che non era quello napoletano o amatoriale lì? Tutti. Perché tutti eravamo abituati al teatro di Eduardo, no? Conoscevamo tutti quanti, penso, le commedie a memoria. Io vivevo di Eduardo. Quando poi, diciamo, è arrivato Marco Martinelli nel mio liceo e ci faceva alzare sedie e quant'altro, cantare, lavorare tutti insieme, è stato, diciamo, una scoperta, un nuovo teatro per me, perché comunque ero abituato a vedere Eduardo con tutta la sua compagnia, la scenografia che era quella sempre solita di una casa borghese e basta. Invece noi, cioè Marco mi ha fatto vedere un altro mondo del teatro che mi ha appassionato, mi è piaciuto tantissimo e ha contribuito a far crescere questo amore per il teatro. Bene, abbiamo un altro. Ecco Vincenzo. Ah, Vincenzo, buongiorno Vincenzo. Buongiorno. Si siede anche lei. Lei si chiama Vincenzo di cognome? Nemolato. Nemolato, bene. La prima cosa che avete messo in scena cos'è stata? La prima cosa che abbiamo messo in scena è stata alla fine del percorso di formazione, uno spettacolo diretto da Arturo Cirillo con anche alcuni suoi attori, e che era appunto Fatto di cronaca di Raffaele Viviani. Quella, diciamo, è stata la conclusione della formazione. Invece il primo spettacolo che avete portato in giro in qualche modo qua, in effetti, e anche come associazione, perché noi poi dopo il percorso di formazione abbiamo appunto costituito un gruppo, una compagnia che ha come forma legale proprio dell'associazione culturale. E il primo lavoro portato in giro con questo ensemble è Il Signor di Pursegnac da Molière, un adattamento, una riscrittura che invece appunto di essere ambientato a Parigi come il testo originario di Molière è ambientato a Napoli. Primo. Il secondo invece, qualcun altro? Il secondo cos'è stato? Il secondo è stato il convegno. Ah, il convegno non lo conosco. Il convegno che è una scrittura collettiva ed è nato da nostre improvvisazioni, da questa nostra anche... venivamo da un periodo nel quale eravamo spesso invitati ai convegni oppure assistevamo spesso ai convegni. Cioè come fenomeno culturale eravate visti, e no? Ci siamo immaginati all'interno di un convegno, ma come potevamo mai collocarci noi all'interno di un convegno? Nella maniera molto... molto ironica anche in un certo senso, che è quella del convegno, nel quale ci prendiamo in giro un po' noi e anche un po' chi fa i convegni, come bene. Un convegno assurdissimo. Poi siamo passati a Petit Bloc, una
scrittura, partendo ovviamente Emanuele e Antonio Calone, dalle alcuni testi di Antonio Petito e di Alexander Bloch, questo poeta russo, inizio fine 800, inizio 900. E parla delle varie peripezie, delle varie storie che dovranno affrontare Pulcinella e Felice e scappare alla morte, non mangiando però. Per cui c'era insieme la tradizione e in qualche modo l'avanguardia, sì, e la ricerca, no? Sì, sì. E poi siamo arrivati a questo, o c'è qualcosa d'altro? Mi no, sono poi siamo arrivati a questo. Siamo a Hamlet Travestì. Sì. Che invece Hamlet Travestì che cos'è? Allora, Hamlet Travestì è un incontro tra Shakespeare e Petito, partendo dalle suggestioni di un titolo che era invece un titolo d'inizio 800 di John Poole, dove Travestì sta per travestì. È il nostro incontro con Shakespeare, il primo, in particolare con l'Amleto, e noi diciamo portiamo come eredità a Shakespeare Petito, il Don Fausto. Tutto questo partendo dalle suggestioni di un titolo di inizio 800 che è Hamlet Travestì di John Poole, dove Travestì sta per burlato, per preso in giro. Noi abbiamo preso a canovaccio un testo di Antonio Petito, che appunto è un grande pulcinella della seconda metà dell'Ottocento napoletano, che è il Don Fausto, dove lui inventa un personaggio che si chiama Fausto Barilotto, che pensa di essere il Fausto di Goethe, e la famiglia gli recita attorno il Faust per farlo rinsavire con l'aiuto di Pulcinella e una compagnia di comici amatoriali del paese. Abbiamo preso questa struttura e l'abbiamo riportata in chiave contemporanea, quindi ambientata nei nostri giorni, sull'Amleto, dove c'è un Amleto Barilotto. Eccolo qua, l'Amleto, questo qui è l'Amleto Barilotto. Barilotto. C'è stato Barilotto di l'evoluzione del personaggio shakespeariano. Cioè, quello è molto stanilaschiano, cioè entrare dentro nel Barilotto. È stato faticoso per me. Molto faticoso. Sono vestito del Barilotto, non è che sono andato. È entrato proprio nel personaggio. Nel personaggio. Senti chi parla. No. È pericolosa. Hai visto la mia trasformazione negli anni, voglio dire. Sì, no, quello devo dirlo, sì. Ah, non si è presa le gocce stamattina. No, è vero, mentre lei dimagrisce, io ingrasso. Però a un certo punto la seguirò pure io. Per questo ne stiamo sempre bilanciati. Ecco, sì. Va bene. No, invece tu interpreti questo ragazzo che e tutti intorno, tutti vogliono fargli credere che lui è Amleto, e lui si comporta in qualche modo come Amleto. Sì, no? Diciamo che lui non è, in realtà è la situazione che lui, leggendo l'Amleto, sì, attraversando un periodo, certo, della sua vita simile a quello dell'Amleto di Shakespeare, inizia a credersi di essere Amleto. E la famiglia, quando inizia a fare la recita attorno a lui, lui lì si convince definitivamente che lui è l'Amleto, fino a quando non capisce che la sua vera verità qual è, poi c'è il finale. Però l'idea che a me piace molto dell'uccisione, poi non dello zio, ma dell'uccisione del boss, da dove viene quella? Appunto, è vostra o è presente? Sì, quell'idea è assolutamente nostra, perché in realtà il testo è tutto completamente nostro, cioè noi abbiamo preso l'ispirazione di Faust e riportato delle parole, delle metafore che usa Shakespeare, utilizzandole però riscrivendole in napoletano e soprattutto cambiando comunque completamente i riferimenti, magari dei dialoghi diventano un monologo, è completamente cambiato. L'idea di Don Gennaro è fondamentale, perché in qualche modo quella famiglia, raccontando di se stessa, racconta del contesto in cui vive, e quella famiglia vive così anche per il contesto. E racconta di Napoli. Quindi è un contesto che non entra mai direttamente come personaggio, viene sempre raccontato, però appunto è fondamentale, è un poco come in realtà poi nell'Amleto il pericolo della guerra che incombe, no? E quindi l'Amleto comincia comunque con dei soldati che parlano della guerra, e quindi è anche un poco questo, il parlare di una guerra esterna che in qualche modo poi entra nella storia privata della famiglia, e in realtà nel nostro caso diventa assolutamente chiave anche di tutto il lavoro. Invece tu che ruolo hai?
Io sono l'organizzatrice della compagnia e quindi diciamo per deformazione qui non interessa nessuno, ma che è fondamentalissima. No, come ma infatti dico, stavo dicendo che per deformazione professionale partecipa in modo silenzioso e poi diciamo opera. Quali sono le difficoltà che trovi nel, nel vendere queste creazioni in qualche modo? Qual è la... Allora, intanto diciamo il mio lavoro si svolge da 3 anni in coordinamento con 369 Gradi, che è diciamo il gruppo che produce i nostri spettacoli e con cui ovviamente tutti gli aspetti del lavoro organizzativo sono diciamo sempre vissuti in tandem. Ma io credo che noi affrontiamo più o meno le difficoltà diciamo di tutte le compagnie in questo momento, che ovviamente a volte, come tanti di noi, riescono ad arrivare attraverso uno sforzo incredibile a produrre spettacoli, ma hanno difficoltà poi a farli vivere nella distribuzione, nella circuitazione. Perché io penso che anche finito il fenomeno di Scampia in qualche modo, adesso sia molto più, un po' più difficile, o sbaglio, o no? Sì, ma infatti le difficoltà non sono legate al fenomeno di Scampia, ma proprio all'idea di essere una compagnia a livello professionale, nel senso che è proprio la dimensione della linearità. E poi portare in scena uno spettacolo con tantissimi attori. Sì. Che però c'è anche un'altra questione, dire che in realtà noi ci siamo anche distaccati subito, consapevolmente, è anche un poco come scelta per noi necessaria per fare certo. Un percorso professionale dal fenomeno Scampia, certo. Abbiamo preferito non cavalcare quella linea, quindi anche diciamo la scelta di sì, parlare di certi contesti, ma tramite tramite dei filtri che sono i classici, che sono parole appunto di Shakespeare, di Bloch, di Molière, è una scelta consapevole. In qualche modo avremmo potuto anche cavalcare diciamo l'onda di Gomorra, l'onda del parlare della Camorra a tutti i costi, ma ci sembrava che in realtà questo togliesse alla possibilità di una crescita. Ma come Hamlet travestì, che parla di Napoli ma parla dell'universo in generale, no? Sì. Quella sì, è la cifra, sì. Giusta. Quindi in realtà noi nel momento in cui poi questo distacco diciamo consapevole è stato anche accettato, perché in qualche modo le persone volevano anche parlare di noi senza conoscersi, come se già sapessero. Certo. In realtà questa cosa ci ha portato grandi frutti, perché poi Hamlet travestì ha fatto più di 40 date e ora ne faremo una ventina. Certo. Quindi diciamo è un lavoro che poi è stato anche apprezzato, secondo me anche proprio per questo scarto che abbiamo messo in campo. E poi siamo arrivati al primo testo tuo, di Gianni, no? Sì, che si chiama Io, mia moglie e il miracolo, che è un testo diciamo che lavora su dei piani completamente diversi da quelli affrontati fino a oggi dalla compagnia. È un testo che nasce, diciamo, una notte non riuscivo a dormire perché ero venuto a conoscenza diciamo di una cosa, la violenza casalinga, no? Diciamo, quindi ero venuto a conoscenza di una persona che conoscevo, diciamo, picchiava la moglie. Cioè, nel senso che questa cosa mi dispiaceva molto perché io non li conoscevo e volevo parlarne di questa cosa. Però non volevo parlarne come una cosa classica, che quindi vai, fai vedere il marito che picchia la moglie e racconti quella cosa lì. E quindi sono partendo da come raccontare questo avvenimento, da lì mi sono posto il problema di dire: ma se questa cosa accade nelle quattro mura domestiche, cioè è un problema comunque solo di quelle quattro mura, oppure andare a scavare tutto il sistema attorno per capire in che modo raccontare una vicenda, quindi quella vicenda che coinvolge comunque tutto il resto della nostra società. Cioè, poi lo spettacolo è stato preso ai Teatri del Sacro, ha vinto sì. Il bando, e poi all'India, a Roma, e poi vedrà, Roma, sperando sì, che abbia lo stesso successo che ha avuto Hamlet travestì. Bene, ci sono progetti futuri? Sì, vabbè, appunto, intanto gireremo sicuramente sulla stagione prossima con Io, mia moglie e il miracolo. E poi sì, c'è un progetto futuro di cui però ancora non si sa il debutto, che ha come ambientazione degli anni 50 napoletani, da Napoli diciamo, e in qualche modo
appunto riguarda un periodo della città che anche in quel caso però non è semplicemente, diciamo, della città, ma un periodo di trasformazione di tutta l'Italia. Ritornando a Pasolini è proprio un periodo di mutazione genetica. Riguarda un po' questo. Ma il clima teatrale a Napoli è ancora terrificante? Allora, il clima teatrale a Napoli, a mio parere, è molto vivo, in particolar modo fuori dal Teatro Nazionale, nel senso che in realtà il fatto che si sia concentrato tutto il potere appunto nelle mani di Luca Di Fusco, che ora fortunatamente ha lasciato il festival, e nelle mani del Nazionale, a mio parere, questo è il proprio parere personale, ha in qualche modo vivificato la rete di relazioni e di appunto di contatti e di aiuto reciproco dei tanti piccoli spazi e piccole compagnie che vivono fuori dal Nazionale, con, diciamo, un accenno, quello che voglio fare, al Teatro Bellini, che in qualche modo è diventato anche un po' punto di riferimento per una serie di gruppi che negli anni passati giravano invece intorno allo Stabile. E questa presenza di De Filippo è sempre fortissima? Questa presenza di De Filippo come del mito. Autore del mito è indubbiamente sempre forte, anche se ad esempio per quanto mi riguarda i miei riferimenti nella mia crescita teatrale sono stati molto più, diciamo, okay, gli autori della nuova drammaturgia napoletana degli anni Ottanta, quindi Lucello, Scato, certo.